Il debutto in campionato per Juventus e Cagliari è già l'occasione per spazzare via le prime nubi all'orizzonte. I bianconeri a caccia del settimo scudetto consecutivo vogliono dimostrare di essere ancora la squadra da battere dopo la clamorosa sconfitta in Supercoppa Team. I sardi arrivano a Torino sotto shock dopo l'improvvisa rottura tra Marco Boriello, allenatore e società. Abbiamo messo davanti a tutto un solo uomo che si chiama Cagliari. Noi quest'anno abbiamo due obiettivi fondamentali, uno è la salvezza e un'altra è quella di far crescere questo gruppo ancora più compatto, più coeso, più unito, sotto un solo nome che si chiama Cagliari Calcio. Chiaro? Steiner, cross per Mandžukić! Mario Mandžukić! Il Cagliari prova a reagire, episodio dubbio in area bianconera. E per la prima volta nella storia entra in scena il VAR. Parte Farias, si ferma con il destro, Buffon para! Pjanic, grande palla di prima su Dybala, posizione buona, Dybala! Il raddoppio di Paolo Dybala batte il Cagliari, che nel secondo tempo balla ancora. Il 10 bianconero colpisce la traversa, ma poi ci pensa Gonzalo Higuaín a calare il tris prima di lasciare il posto al neoacquisto Blaise Matuidi. Buona la prima per la Juventus, che ricomincia da dove aveva finito. Matuidi è un giocatore importante, un giocatore di grande intensità, per noi è un giocatore diverso da tutti gli altri centrocampisti che abbiamo. Bisogna affrontare una stagione che sarà lunga, dal 10 settembre incominceremo a giocare una volta ogni 3 giorni, quindi ci sarà spazio per tutti, soprattutto tutti devono essere in ottime condizioni, perché non possiamo pensare di giocare con gli stessi 10 o 11 per tutto il campionato. Il punto debole in questo momento della Juve è solo di una condizione ancora non ottimale, quindi ancora c'è poca brillantezza e di conseguenza io volevo sfruttare questo, quindi cercare di essere aggressivo, cercare di far ragionare poco. L'abbiamo fatto molto bene soprattutto nel primo tempo, è normale che nel secondo tempo poi la grande qualità della Juve soprattutto in vantaggio e quindi con grande serenità è venuta fuori.